Il working group 3 dell'IPCC è quello che guarda le soluzioni. Cosa dobbiamo fare se vogliamo risolvere il problema dei cambiamenti climatici? La mitigazione, è una parola che ha un significato molto esteso e significa semplicemente riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Abbiamo di fronte politiche diverse e naturalmente sono politiche che tendono a aumentare l'efficienza dell'uso dell'energia e quindi delle emissioni nel nostro sistema economico, oppure anche ridurre la carbonizzazione, produrre un'unità di energia con sempre meno carbonio. Queste politiche possono essere spiegate e articolate in molte misure diverse. Fare una politica di incentivo al trasporto pubblico, mettere delle lampadine più efficienti, sono tutte politiche che tendono a aumentare l'efficienza del sistema. Dall'altra parte, favorire le rinnovabili o all'interno delle fonti fossili, favorire, diciamo, l'uso di gas naturale rispetto al carbone, sono tutte politiche di decarbonizzazione. Quindi due grandi classi, decarbonizzazione, aumento dell'efficienza. Una pluralità di strumenti che devono essere utilizzati tutti, non sono alternativi. Cercare nel portafoglio delle politiche possibili quelle che sono caratterizzate da maggiore flessibilità. Una politica flessibile permette di adattarsi alle nuove informazioni. Se si guardano alle emissioni cumulate negli ultimi 200 anni, i paesi dell'OECD hanno più o meno responsabilità per la metà complessiva delle emissioni. E ne sono negli ultimi anni più recenti che i paesi in via di sviluppo come la Cina hanno contribuito. Adesso più o meno l'Asia contribuisce a un terzo totale del budget di emissioni cumulate. Le emissioni sono cresciute negli ultimi 30-40 anni, lo sappiamo bene, più o meno, e tra l'altro l'aumento delle emissioni sta aumentando. Negli ultimi, il tasso storico fino al 2000 era più o meno dell'aumento dell'1% all'anno, poco di più dell'1% all'anno. Adesso invece siamo più o meno al 2,2 negli ultimi 10 anni, quindi un aumento significativo. Ed è un aumento dovuto in grande misura ai paesi in via di sviluppo, alle economie emergenti asiatiche, e diciamoci, in grande misura dovuto alla Cina. Il 20-30% delle emissioni cinesi sono dovute al commercio internazionale di beni che poi vengono venduti al di fuori della Cina e per lo più, ovviamente, in Europa, in Giappone, negli Stati Uniti. In termini di emissioni pro capite, le discrepanze a livello mondiale sono enormi. Ci sono paesi che emettono 10-20 tonnellate di CO2 pro capite, sono i paesi ricchi, diciamo, e paesi poveri che hanno emissioni bassissime, sotto una tonnellata. Forse un dato interessante, ad esempio, tornando al caso della Cina, è quello delle emissioni pro capite cinesi. Un cinese, in media ad oggi emette più o meno la stessa quantità di CO2 di un europeo. Working Group 2 ha segnalato con chiarezza che abbiamo un limite che non possiamo superare, che il nostro pianeta ha un limite che non si può superare. Questo limite è rappresentato dall'incremento della temperatura media di 2 gradi. Per ragionare in modo operativo sui target di temperatura è interessante introdurre il concetto di carbon budget. Questo non è altro che le emissioni che abbiamo ancora a disposizione se vogliamo stare sotto un determinato target da qui alla fine del secolo. Gli scenari in particolare legati all'RCP 2.6, che danno buone probabilità di rimanere sotto i 2 gradi, sono stati analizzati. E come anno in particolare abbiamo scelto 2030, perché è un anno di rilevanza politica per le negoziazioni che sono in corso, ed è l'anno veramente chiave, intorno al quale la probabilità di raggiungere 2 gradi, o di non raggiungerlo, diciamo, cambia drasticamente. Le emissioni continuano a crescere. E supereranno, diciamo, i 55 miliardi di tonnellate di CO2 al 2030. Allora, raggiungere 2 gradi sarà molto difficile. Richiederà uno sforzo di riduzione delle emissioni di media più o meno di 6% all'anno. Cioè, ogni anno le emissioni dovranno diminuire del 6%, che è completamente diverso e incompatibile con l'aumento storico delle emissioni, che è stato invece un più 1-2%, invece che un meno 6%.
Le cose sarebbero abbastanza diverse se invece di andare oltre 55 miliardi di tonnellate di CO2 al 2030 riuscissimo a stare sotto, intorno ai 50 o possibilmente anche sotto i 50. Ecco, in quel caso raggiungere obiettivi compatibili con i 2 gradi richiederebbero uno sforzo sicuramente, ma uno sforzo molto minore, invece del 6%, il 3%, cioè una riduzione più o meno della metà. È ovvio dunque che ritardare le riduzioni delle emissioni porterebbe a un aumento dello sforzo richiesto in termini di riduzione delle emissioni ed anche ovviamente in termini economici. L'aumento del costo, qualora noi ritardassimo l'azione, andassimo sopra i 55 miliardi di tonnellate al 2030, l'abbiamo quantificato in più o meno un aumento del 50% dei costi delle politiche. Se vogliamo fare politiche per i 2 gradi, le stime sono al 2030 una riduzione del GDP tra l'1 e il 4%, in valori assoluti, non ogni anno, in valori assoluti, e tra il 2 e il 6% a metà secolo. Quindi non sono numeri enormi, sono numeri relativamente in linea con quelli degli studi precedenti. Politiche meno ambiziose ovviamente avrebbero costi molto più bassi. E questi sono i costi diretti di ridurre le emissioni, ma non considerano i benefici di avere un clima che invece di andare verso i 4-5 gradi andrebbe in questo caso verso i 2 gradi. Ci sono potenziali co-benefici da un punto di vista economico nel legislare politiche climatiche, in particolare in termini di inquinamento locale dell'aria, in termini di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, in termini di ecosistemi in termini di risorse di uso di acqua e del territorio. C'è sempre tradizionalmente una tensione intrinseca tra efficienza economica ed equità. Le due cose non vanno sempre a braccetto. E in effetti, guardando questi scenari, nel momento in cui non ci siano schemi compensativi attraverso i paesi, i costi maggiori sarebbero sostenuti dai paesi in via di sviluppo. Perché? Fondamentalmente perché hanno una intensità di CO2 più alta. Ci sono tanti strumenti diversi che possono condurre allo stesso obiettivo finale. Ci può essere la regolamentazione, si impone che alcune tecnologie non possano più essere usate. Si può pensare a strumenti più flessibili, cosiddetti strumenti di mercato, che sono i preferiti dagli economisti perché permettono di andare a ridurre le emissioni dove è effettivamente meno costoso, permettono di massimizzare per unità di costo la riduzione delle emissioni. In questo modo si può riconciliare efficienza ed equità, ma questo richiederebbe creare un mercato di permessi a CO2 notevole, un mercato che possa sostenere scambi di diverse miliardi di tonnellate di CO2 al 2030, a cui sarebbero associati trasferimenti finanziari, dell'ordine, diciamo, fino anche a 100 miliardi di dollari all'anno. Un numero che è simile tra l'altro a quello discusso dal punto delle negoziazioni nel fondo del Green Climate Fund. La questione del cambiamento climatico non è una questione ambientale, è una questione di sviluppo economico ed è una questione quindi che ha a che fare con la povertà, con i bisogni di sviluppo dei paesi in via di sviluppo, con gli impatti che i cambiamenti climatici avranno soprattutto in questi paesi e di conseguenza con la responsabilità che i paesi sviluppati hanno nei confronti dei problemi che il cambiamento climatico causerà nei paesi in via di sviluppo. Quindi c'è una dimensione etica importante senza la quale non si riesce a intervenire sul problema del cambiamento climatico in modo efficace e soprattutto non si riesce a intervenire sullo sviluppo economico del pianeta in modo efficace. Serve una collaborazione tra paesi che passa anche attraverso l'etica, e la responsabilità di chi ha creato il problema.